Eccoci qui, cari amici telespettatori, buongiorno! Dall'anteprima d'ora sono passati 20 minuti circa, quindi ve l'ho detto, saremmo arrivati prestissimo. Eccoci qui, se non vi siete il digitale terrestre, www.8channel.tv, la diretta streaming mondiale, signore e signori, è... Giustamente, signore e signori, vi presento il maestro Marco Iantosca. Vai! Potevamo iniziare nel modo migliore stamattina. Roberto si è perso. Roberto si è perso. Si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso. Andrea Roberto si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore e riccioli neri. Buongiorno, sono cantautore, le canzoni sono lunghe, tu lo sai. E ho capito, fratello mio, ma era una canzone solo sfiatata stamattina. Anzi, abituati perché qui... Vabbè, dillo tu, dai, dillo tu, non che voglio... Che cosa devo dire? No, sui cantautori. Sui cantautori, ma oggi ne abbiamo uno, cioè dovremmo averne uno, sinceramente, ma come la canzone di Concat, chi era? De André. Come la canzone di De André raccontava, Roberto si è perso, quindi abbiamo perso l'ospite che è appena arrivato. Ecco, è un bagno di sudore sto poveretto, l'ho visto, l'ho intravisto, è appena arrivato perché giustamente avrà fatto tutto di corsa, l'abbiamo microfonato, quindi lo possiamo andare a presentare, però presentiamo anche la mascotte di 8 Channel, signore e signori, ogni mattina qui con noi, da quel tocco di tenerezza, di dolcezza a questa trasmissione, signore e signori, come la trasmissione, si chiama anche lui così, quindi Tonino, è una cosa incredibile, Tonino, signore. Appena comincia la diretta, lui si addormenta. Non potete capire quello che stava combinando poco fa. Abbiamo anche sotto pancia Tonino. Yeah, yeah. Ah, Tonino cane. Ah, ho capito. Tonino cane. Meraviglioso, signore e signori. Tonino. Sì, giustamente Aldo mi dice, probabilmente l'avrebbero potuto scambiare per peluche, perché è immobile. Tonino, fai vedere che sei vivo, poi dormi. Tonino! Ehi, hey, sveglia! Vabbè, si è mosso. È pagato per dormire. Si è mosso. Bene, eccolo. È arrivato, sta accordando la sua chitarra. Un grande cantautore direttamente da... Napoli. Oggi un cantautore partenopeo, signore e signori. Come... Roberto! Fai uno stacchetto, rango. Roberto! Guardi! Eccolo qui, signore e signori. Buongiorno. Dammi la chitarra. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Si accomodi. Le abbiamo messo il divano qui apposta. Grazie. Prego, si accomodi. Quanto hai corso stamattina? Parecchio. Me ne sono accorto, ce ne siamo accorti. Caro, questo è il tuo attrezzo? Sono mancino. Ah, quindi le corde sono a contrario. Come i Beatles. Tra l'altro, se non ricordo male, il tuo cognome è Mancini, giusto? È Mancini, ecco, tu sei Mancini. Ah, l'hai fatta apposta. Fino a ieri eri... Destro. E adesso sei Mancino. Evoluto, esatto. Sei il numero uno. Allora, caro Roberto, guardi, direttamente da Napoli, per la precisione, sì. Da dove? Ci interessa. Piazza Carlo III, quindi il centro proprio di... Quasi zona il centro. Stazione, sì. No, scusate, sono in però sono... geografia napoletana. Però sono ben collegato con il centro, con l'università. Vabbè, meno male. Sono a piedi, tra l'altro. Quindi... Sì, a piedi, si è visto, si è venuto col pullman. Esattamente. Qui ad Avellino. Con l'air, sì. Ricordiamo, sì. Noi siamo, con questo studio, siamo ad Avellino, signore e signori. Una redazione, una scenografia, una cosa meravigliosa. Anche Gino, il cameraman, è una cosa meravigliosa.
anche Aldo Fenizzi in regia, saluto anche Peppino Andrita, il tecnico del suono. Bene, ho fatto tutti i saluti che devo fare, ma adesso, caro il nostro Roberto, parliamo di te oggi. Sì. Dobbiamo chiacchierare, sì. Abbiamo tanto tempo, dobbiamo chiacchierare e soprattutto sentirti cantare, sentire i tuoi brani. Dovete sapere che la settimana scorsa Roberto è venuto qui in trasmissione come percussionista di Noemi, giusto? Sì. Se non sbaglio, per la precisione, giovedì scorso. Giovedì? Sì. Sì, sì, giovedì scorso. Sì. Una cantante eccezionale, c'era la violinista anche, ricordo, Viviana. Bravissima, e c'era lui che era il percussionista. Oggi invece qui è nelle vesti, nei panni di un cantautore, perché lui oltre a percussionista, ma lui è un musicista tutto tondo, scrive polistrumentista, scrive anche i suoi testi. Sì. Allora, come mai questa, diciamo, doppia vita dal percussionista al cantautorato? Sì. Caro Roberto, spiegaci. Allora, diciamo che tutto nasce, il mio percorso musicale inizia per puro caso su una spiaggia siciliana di Cefalù. Madonna, Cefalù, hanno fatto pure le canzoni su Cefalù. Vai. Perché sento, ascoltai questi ragazzi che suonavano questo oggetto per me misterioso all'epoca, che era questo bonghetto. E quanti anni avevi? Avevo 4-5 anni. Ah, eri piccolissimo, molto quindi piccolo. Per te questo era un aggeggio diabolico, chissà cosa sarà mai. E fui incuriosito dal suono di questo strumento e è iniziato un po'. Volli tentare su quella spiaggia e ho scoperto poi di essere appassionato alle percussioni. La chitarra invece è arrivata molto molto dopo, nel senso ero in secondo liceo e dopo un viaggio a Roma che i miei compagni si portarono le chitarre dietro, queste cose qui, io scoprii di essere appassionato allo strumento. C'era questa chitarra per destri che aveva la chitarra così normalmente che avevamo regalato a mia madre. Mia madre non la usava e allora hai iniziato a usarla tu, giustamente, piuttosto, perché che dobbiamo tenere uno strumento così bello, così importante, abbandonato nello sgabuzzino. Hai fatto benissimo, caro Marco. E come mai poi sei arrivato al cantautorato, cioè nel senso al cantautorale, scusatemi, cioè tu prima dal banchetto sei passato alla chitarra e poi dalla chitarra sei passato a scrivere? Sì. Ma è stata una cosa, allora io ho cominciato a 16 anni, ho avuto il primo gruppo importante da percussionista, però ho conosciuto questa persona per me fondamentale che si chiama Marco. Marco? Sì, è un altro ragazzo, insomma, napoletano come me, e fu lui che in un certo senso la sua passione per la chitarra ha spinto anche me a tentare di scrivere qualcosa. E cosa scrivi? Cioè, sono cose autobiografiche oppure ti rifai magari solo esclusivamente alla tua immaginazione? Cioè, cosa scrivi e cosa canti? Allora, prima di tutto, diciamo, mi sì, i testi sono molto autobiografici. Per me la musica e la scrittura serve in qualche modo per esorcizzare il dolore, per superare certe paure, e come valvola di sfogo anche la musica. Nei momenti di complessità. E sì, tento di essere quanto più aderente possibile alle cose che mi accadono nella quotidianità, quindi scrivo delle cose che ascolto, delle cose che vedo intorno e cerco di, anche nel tipo di linguaggio che utilizzo, è un linguaggio molto, molto chiaro, molto piano, molto semplice. Molto semplice. Proprio per essere quanto più, per colpire un target, diciamo, un po' più ampio, giusto? Sì, dal più piccolo al più grande. Cioè, è facile da capire. Sì. Ma spesso i cantautori, tranne, che ne so, ricordatemi il cantautore, ma che figuraccia sto facendo, il cantautore siciliano. Beh, il cantautore siciliano, ragazzi, Gino
Battiato. Lui è un po' più complicato. Usa sono autobiografici anche i suoi racconti, perché parla spesso e volentieri dei viaggi che lui ha fatto in giro per il mondo. Sì. Però racconta, racconta spesso le sue avventure, ma in modo abbastanza complicato, con dei termini strani. E niente, quindi, caro tu. Adesso, naturalmente, io la cedo a te, perché quanti brani hai scritto all'incirca? Ma, insomma, se contiamo... Allora, bisogna fare prima un altro discorso, nel senso, ne ho scritti tanti, ma quelli di cui sono soddisfatto non sono la totalità, nel senso che ho scritto dei brani a 18 anni, cose di cui... che oggi rifiuto un po', nel senso che vedendomi a 25 anni quasi... sono passati un bel po' di anni, quindi le cose cambiano, cresce. E quindi le avventure o magari le vicende che tu vivevi a 18 anni non sono più quelle che tu vivi adesso, quindi le cose cambiano. Però scritti, se lo ricordi, quindi una canzone scritta all'epoca può essere un ricordo magari da raccontare ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, e quindi è da tenere sempre lì in un cassetto dei ricordi. Comunque siamo sulle completate, siamo su 25 più o meno, e forse anche qualcosa in più. Poi ci sono testi quindi interrotti. Oggi possiamo stare a cantare. Allora, naturalmente dobbiamo ancora dire tanto, però una canzone ce la devi fare. Voglio sapere come si chiama, quando l'hai scritta, perché l'hai scritta e di cosa parla. Allora, il primo pezzo che vi presento si chiama Mannaggia Tenga Fam. Mannaggia Tenga Fam, vai! Io scrivo in dialetto napoletano. Bellissimo, insomma, meraviglioso. Sento che è la lingua... tua. Sì, anche perché diciamo che cerco di conciliare due tradizioni musicali diverse. Cioè il canto dorato con il napoletano. Il canto dorato però è un folk estero, anni 70, quindi tradizione statunitense, canadese. Però poi cerco di conciliarla con la tradizione napoletana. È un pezzo... è un esperimento. Un bel connubio. Un connubio... Io sinceramente non conosco tantissimo il folk canadese. Quindi per me è una cosa assolutamente nuova, caro Roberto. Dicevi? È un pezzo che scrissi nel primo anno di università. Quindi parliamo del 2011-2012. Precisamente sotto Pasqua. Quindi Pasqua 2012 più o meno. Ed è un pezzo autobiografico che racconta di una mia situazione. Io sono figlio unico di genitori separati e spesso capita che a ora di pranzo devo cucinare da solo, insomma. Anche lo dici? Ora sta diventando più facile, insomma. Ho imparato, ma qualche anno fa era... Questa sarà pure la mia canzone. Da adesso diventerà l'inno alla fame che provo io ogni giorno a pranzo, perché non so cucinare, mangio le schifezze, ingrasso, inchiatto, faccio schifo, le femmine non mi vogliono, muoio, perché poi è tutta una concatenazione. Poi si muore perché ti suicidi, perché le femmine non ti vogliono più, prego. E poi per il resto invece le altre due sono tre strofe, insomma, e le altre due raccontano invece di vicende napoletane, insomma, in un certo senso. Cercavo quindi di descrivere. La prima strofa è autobiografica sulla questione ho fame e devo cucinarmi da solo. Esatto. E invece le altre due strofe parli in generale di vicende napoletane. Di vita napoletana. Questo è il tuo attrezzo del mestiere, la tua arma per combattere, diciamo. Perdonatemi per il bello della diretta, ma noi dobbiamo amplificarla. Amplificarla? Ma non ci vuole nulla, guarda, un semplice gesto. Guardate un po', signore e signori, si abbassa tutto, non sento più nulla in cuffia. Questo cavo che è stato appena prelevato dal retro della chitarra di Marco Iantosca adesso passa al retro della chitarra di Roberto, che in questo istante si sposta meravigliosamente sullo sgabello preparato dai nostri tecnici eccezionali. Attenzione a non rompere tutto. Ecco che adesso fa il giro il cavo, una telecronaca post, che ne so, tipo partita. Eccolo qua, adesso Roberto si accomoda di fronte alle telecamere. Allora, Tenga Fam, come? Mannaggia Tenga Fam. Signore e signori, Roberto Guardi. Vai, Roberto. Naturalmente qua un soundcheck ci vuole, se vuoi fai tranquillamente. Eccolo,
Ci sono. Ci sei? Ci sono. Eccoci qua. Roberto, guardi, quando vuoi, mannacci, teng fa. Mannaggia tengo fama, mia mamma non c'è sta, ma attacco tra manadodo. I capo contria, stonga solia, ma peccia webcam. Ma scorda tutto a fuoco, sai zane fiamma. Ma non mi piccio più, ti portata via sta amore. Scura scura che sto cuore, wow, wow, mezzo un pato puntatore. Ne 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 ne. Ma già via patenti, in da sto pullman che calore a casa senta. E sai io controllori che schifezzo fanno una munnezza. E se ne fuggono allora tutto quanto, buttane gli asti, ma no, no, no. Ma fanno prima una maniata di pacca, poi una mano rinta sacca. Ma che mi metta a fa, che sta mano in tua cazzona. Non tengo manca una lira e non faccio manca. Oh, guaglione, guaglione, a robar, no, no. Ne, 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 ne. E mangio pure diplomate, baghittano tempo, tutta una giornata, na, na. E tengo una cultura, ma sbatto stessa, cagavo in faccio mura. Scenghe setta mattina e marra tira sera, come una mappina. Ma che storia ma fa, mattina sera e pure notte. Ne compasso e catarica, faccio mariola puria, come una foto. Ndene, 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 na 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 na. Roberto Guardi! Mamma mia, mamma mia. Vieni Roberto, puoi appoggiare la chitarra lì se vuoi. Tanto sì, sì, maestro Marco Iantosca non solo non la usa la chitarra, perché ormai non suona più. Però nel senso, vieni, vieni, accomodo. Ti voglio bene. A un certo punto, quando ho sentito la parola bar, caro Peppino Andrita, non so se convieni con il sottoscritto, mi sono ricordato Adriano Terribile, Nanzi Bar, vieni a Nanzi Bar. Poi è un cantautore, Irpino, che ha scritto una canzone meravigliosa, te la farò ascoltare. Bene! Anzi, ma io direi di scaricare la canzone, Aldo, così la facciamo conoscere anche al nostro Roberto Guardi. Allora Roberto, ma innanzitutto complimenti. Grazie. Questo è un cantautorato che a me piace da morire, perché non solo è Partono Pio, cioè nel senso è la culla della cultura del Mezzogiorno, quindi Napoli. È Napoli, è la culla del, cioè, è meravigliosa, primo. Secondo, è autobiografica e poi scrivi cose che tu magari conosci, vedi realmente a Napoli, quindi per me è eccezionale. Caro Marco Iantosca, tu che dici? Ma guarda, io già ho parlato con Roberto, è molto ironico, ha uno stile tutto suo. È perché... anche una bella voce, perché diciamolo, non tutti i cantautori hanno una bellissima voce, perché proprio per la loro bravura nello scrivere, sì, proprio infatti. Per la loro bravura anche nell'arrangiare alcuni testi. E nell'interpretare, magari con una voce più brutta. Capito, però... sono un po' più scarsi, ne conosciamo anche tanti famosi, ce ne sono tanti famosi, però scarsi un po' nella vocalità. Però tu sei anche bravo nel cantare, quindi complimenti. Ma hai mai pensato di fare un album? Lo stai facendo? Allora, questo è un discorso... Sì, allora, sto piano piano, lentamente. Diciamo che per adesso sono ancora... Sto
completando gli studi di filologia moderna. E non ho ancora un lavoro. Filologia moderna. È proprio cantautore. Signori, filologia moderna. Che mi piacerebbe diventare un insegnante. Filologia moderna. No, io sinceramente la prima volta. Scusate l'ignoranza che regna sovrana nella mia mente. Ma che cos'è la filologia moderna? È la specialistica di lettere moderne. Ho fatto la triennale in lettere moderne e ora mi sto specializzando in filologia. Filologia. Che sarebbe, insomma, lo studio della ricostruzione dello stadio originale dei testi. I testi si corrompono. C'hai una capa tanta allora. Vedi, un po' come Vecchioni, che è professore di lettere antiche, lui lettere moderne, però cantautori entrambi. Suonala. Devi suonare, devi fare il sottofondo. Sì, sì, e questo anche era un sottofondo, dai. Sì, era un bel mi tratta sottofondo. Sempre male. Ti voglio bene. Ah, allora, filologia, e quindi? Sto terminando gli studi, vorrei insegnare, vorrei diventare professore universitario, se possibile. Però appunto da un anno e mezzo la musica è diventata una parte altrettanto importante della mia vita e le cose stanno andando discretamente. Quindi è anche l'inizio, nel senso adesso stai iniziando sul serio con... Sì. È vero, perché tu hai detto che a 18 anni hai iniziato a scrivere dei tuoi però adesso stai entrando proprio nel vivo del questo lavoro. Sì, da un anno e mezzo ho cominciato nel maggio 2015 da solista, quindi sono quasi 2 anni ormai. E le cose sono incrementate abbastanza velocemente, insomma, da questo dicembre, più o meno, dal dicembre 2016, forse un po' prima, ho cominciato ad avere un po' più di serate. Ma nell'interland napoletano o a Napoli? A Napoli, per ora Napoli. Perché, come ti dicevo, insomma, non ho ancora un'auto, quindi spesso non è sempre facile muoversi nell'interland. Però nell'interland. Una cosa alla volta. Quindi anche l'album è in itinere, sto mettendo da parte soldi per poter registrare. Assolutamente, ma naturalmente avrei bisogno anche, ma penso tu ce li abbia già, degli amici musicisti. Per... allora, questa è un'altra questione che è un po' spinosa, insomma, non ho ancora ben deciso che struttura dare all'album, perché inizialmente c'era l'idea di fare un album chitarra e voce. Anche se, insomma, oggi come oggi può sembrare un'idea un po' eccessivamente retrograda, sorpassata. Sì. Quindi poi lavorando a dei brani mi sono reso conto che richiamano degli arrangiamenti un po' più country, quindi con un basso e una batteria, e quindi sì. Vabbè, ma tanto... Penso tu conosca musicisti, già un bel po' di musicisti, quindi non penso ci siano problemi a metterti insieme a questi ragazzi e creare... Anche se io ho un problema proprio molto molto grande che riguarda, insomma, la pianificazione delle cose. Cioè, sei confusionario! Sono confusionario. Nacci un po' magari, come me. Magari nelle idee sono anche molto costruttivo, però poi nella realizzazione delle idee mi perdo. Mannacci. È un grande problema. Dai che siamo fratelli. Come si chiama mamma tua? Claudia. E papà tuo? Rosario. No, pensavo che eravamo fratelli. No, perché siamo... Mi piacciono le canzoni che fa. E sono confusionario anche io. Allora, una domanda. Volevo farti una domanda importante. Adesso entriamo veramente nel serio. Nel serio vero e proprio. Sì. Allora, cosa sta succedendo alla musica? Nel senso, a te piace la musica di oggi? Oppure ti rifai molto alla musica passata? Come hai detto, volevi fare un album soltanto chitarra e voce. E quindi è pensato, no? È una cosa abbastanza retrograda. Però, cosa ne pensi tu della musica di 10 anni, fino a 10 anni fa? Perché la musica negli ultimi 10 anni è stata stravolta, secondo il mio punto di vista. Sì, lo penso anch'io. Quindi, come è cambiata secondo te la musica ultimamente? Ma, allora, è un discorso che sarebbe molto lungo. Allora, nel senso, la musica è cambiata anche in conseguenza, insomma, del cambiamento... dei cambiamenti sociali, potremmo dire, si è appoggiata ai mezzi di comunicazione che sono esplosi dall'era internet in poi.
dagli anni 2000, sì. 2010, diciamo che è cambiato un po' tutto, certo. La musica si è sicuramente commercializzata, è diventata un qualcosa molto spesso, non è più un bisogno di comunicare, quindi una necessità per l'essere umano, ma è diventata un modo come un altro di fare soldi facilmente. Bravissimo. Però dall'altro lato le nuove tecnologie permettono ad esempio a tanti giovani ragazzi come me di riuscire anche con pochi mezzi, con pochi soldi di esprimersi, di farsi sentire. Quindi di esprimersi, di pubblicizzarsi anche da soli, senza aver bisogno di sponsor, di manager. Sì. Ti fa un video, lo metti su Facebook, lo metti su YouTube, magari ci sono artisti che adesso hanno i miliardi. Faccio un nome su tutti. Chi? Indovi? Vediamo. Nome su tutti. Ma in Italia dici? In Italia. Ma possiamo parlare di Marco Mengoni? Marco Mengoni deve il suo successo anche ai talent. Io poi non seguo molto, ti dico, non. Fedez. Ah, Fedez. Fedez faceva i video su YouTube. È nato così. Nato come YouTube. Adesso c'hai milioni di euro. Addirittura, e queste sono le cose, infatti è molto criticato. Perché? Perché lui nelle sue canzoni parla spesso e volentieri, essendo un rapper, sai, di pop, la tradizione. No, io scrivono della povertà, in difesa dei ragazzi che hanno problemi di lavoro, hanno problemi di soldi, hanno problemi, e poi lui va a fare capire in giro, a comprarsi l'attico a Milano, al centro di Milano, eccetera, eccetera. È molto contraddittorio, non è assolutamente coerente, però magari anche io avrei fatto la stessa cosa, anche tu, caro Marco Iantozzi, no, tu soprattutto, proprio, che già non vedi, vieni qua, ci sfrutti che non suoni. Allora, caro, io ho tante altre domande da fare, perché voglio entrare anche nel merito dei talent. Hai 25 anni, quindi sei nel pieno, scusate, della partecipazione dei talent, quindi potresti tranquillamente partecipare in un talent a questa età, quindi andremo a parlare pure dei talent, ma ci devi suonare un'altra canzone. Tu lo sai, questa è una trasmissione dove cantiamo, parliamo, ridiamo e facciamo quello che vuoi. Quello dorme, quindi Tonino, madonna, Tonino appena inizia la diretta dorme, io non ci credo. Allora, ma ti piace? Non hai detto nulla, la mascotte. Non l'avevo visto l'altra volta quando l'altra volta non c'era. Sì, no, è molto tenero, molto silenzioso, dolce. Non da fastidio. Sembrerebbe. Perfetto. Allora, poi magari fai una canzone pure su Tony. Ci si può scriverla. Ma tu sai scrivere, tu puoi scrivere quello che vuoi, caro. Allora, Roberto Guardi, cosa ci canti? Perché ce la canti? Allora. Quando l'hai scritta? Dove l'hai scritta? Perché l'hai scritta e chi te l'ha fatto fare a scriverla, prego? Allora, il secondo pezzo, allora io prima di tutto, come diceva Marco prima, io ho una tre vene scrittorie, potremmo dire. Una più ironica e anche autoironica, riesco anche a scherzare su me stesso e questa è una cosa che reputo molto positiva. Un po' come quella di prima, diciamo. Sì, poi c'è una vena invece profondamente malinconica. Vera e propria folk, quindi. E vabbè, ne abbiamo un esempio lampante. Folk, però. Ah, no, lui no, non è folk, però è malinconico. Tu invece sei folk, quindi c'è sempre un po' di ritmo, diciamo. Arpeggio. E poi invece c'è la via delle strumentali di chitarra, insomma. E quale preferisci? Io mi trovo molto più a mio agio, dato che. Io penso che comunque quando si scriva si riesca a mettere a nudo la propria anima e quando sono sofferente, quando ho dolore riesco a essere molto più vero, quindi le canzoni malinconiche sono quelle che... Ah, quando provi dolore? Sì. Tonino, attacca! Tony, dagli un morso, Tonino! Sì, domani, niente, prego. Mi rappresentano molto di più, insomma, sono quelle che sono nate in maniera più spontanea. E appunto la canzone che vi faccio ascoltare adesso è nata in 10 minuti, era completa. In 10 minuti? Sono casi rarissimi, però... Vabbè, adesso giudicheremo, caro il nostro Roberto, come si chiama? Si chiama Obiettina. Bigliettina. Il bigliettino. Ah, ok, io il napoletano lo mastico. È la storia
nasce da un biglietto da visita, insomma, mi piace scrivere di oggetti appunto umili, quotidiani, e questa canzone nasce appunto dal ritrovamento di un biglietto da visita, che era un biglietto di un indirizzo di una casa che avrei dovuto vedere, visitare, insomma, per cercavo casa per questa mia ragazza di Messina che forse doveva venire ad abitare qui a Napoli, e quindi stavo facendo un giro delle case del centro storico. Questa storia poi è finita, mesi dopo ho ritrovato questo biglietto da visita su una mensola, e è nata questa canzone di ricordi appunto di questa storia. E quindi questa, vabbè, dopo ne parliamo della storia. Dopo ne parliamo. Vai. Roberto Guardi. Oh, bigliettina. Miezza tanti cartuscelle rinta stanza, maggio ritruata annanza, l'occhio rinta in mano. L'indirizzo che è la casa, o si con piana casa, cercai per te, avesse tanto fatto finta non vedere. E non mi ricorda casa, si era rosso piccerella, si ci stava l'ascensore che si pareva a fuori a fanestrella, ma mi ricorda me, girando con sorriso in faccia, torna, torna, non pareva allora che schiaravo giorno, che mi stava accanto a te. Che mi stava accanto a te. E mannaggia capa mia, che si ricorda tutte quelle cazze, ma c'era nei pensieri, e rinta notte mi fanno nasci pazza. Mannaggia che stimana, a piano piano si stanno imparando a suonare, ma che cazzo me ne fotto, quando volesse sulla mente, e te sapevi ancora abbracciare. E te sapevi ancora abbracciare. Roberto Guardi, il nostro cantautore napoletano, che adesso lascia la chitarra e viene qui perché dobbiamo, prima di lanciare la pubblicità, ti devo chiedere una cosa. Sì. Bravo. Grazie. Bravo, complimenti. Grazie mille. Allora, prima di tutto volevo dirti una cosa. Io musicalmente mi chiamo Il Bifolco. Scusi. No, scusi. Non ti arrabbiare. Allora, togliamo Roberto Guardi gentilmente, il suo nome d'arte è Il Bifolco. Devi sapere, io lo ripeto sempre, io non mi... lo dico perché sono sincero, ma secondo me la trasmissione così diventa molto più viva, molto più reale. Io non mi informo degli ospiti che ho il giorno dopo. Okay. Me non me ne può fregare di meno, ma nel senso, non che non me ne frega niente dell'artista. Io voglio scoprire le cose sul posto, perché se nel caso in cui io dovessi avere un'espressione del tipo veramente, deve essere vera, non devo far finta, è autentica, capito? Quindi tu mi hai detto Bifolco, io non lo sapevo, l'ho scoperta adesso. Quindi è un modo per dire agli amici telespettatori, andate sulla pagina Facebook Il Bifolco, è così, giusto? Sì. Vedi, l'ho tirata lì, l'ho buttata lì ed è giusto. Il Bifolco, mettete mi piace e potete scoprire tutto su questo cantautore. Adesso però, caro Bifolco, tu, Bifolco, ti piace Bifolco? Sì. Poi parliamo anche perché di questo nome. Questa canzone che hai appena cantato, caro Bifolcuccio mio, lì ho letto una sottile, come posso chiamarla, una sottile malinconia. Ti manca questa ragazza di Messina? Non dire che bugie, perché adesso ti caccio e ti faccio andare a prendere nuovi pullman del ritorno a Napoli, perché si sentiva, mannaggia capa mi, no, vabbè, sono passati ormai più di 2 anni, insomma. Però la pensi anche, dici la verità? No, la penso no, però vabbè, diciamo che... Ma quella è stata la tua ultima storia? No, la mia prima storia è importante, poi ce n'è stata un'altra... E adesso? Dopo.
E ora sono felicemente single. Bene, sì, perfetto. Vuol dire che le tue storie vanno sempre bene, mi fa piacere, sono contento. Bene, signore e signori. Allora, vabbè, comunque è stata una storia d'amore importante, storia d'amore anche importante. Perché si voleva trasferire. Sì, no, ma poi diciamo che il bello forse, cioè anche quando le storie finiscono male, mi lasciano le canzoni, quindi... vabbè, c'è, cioè, a chi lasciano le canzoni, bene, a chi così. Lasciano, che ne so, le corna, che quante cose, a te lasciano le canzoni, che è una cosa meravigliosa. Patrimonio. Un patrimonio dell'umanità. Signore e signori, adesso devo lanciare la pubblicità, posso lanciare la pubblicità, Aldo, perché con Bifolco qua posso parlare a go-go, rando. Un minuto. Allora, caro Bifolcuccio, sì. La prossima canzone che ci canterai è un'altra canzone autobiografica? Sì, assolutamente. Allora, però quella che cantate adesso era malinconico, quel sì. folk malinconico, perché c'era l'arpeggio e poi... Il testo era... Molto malinconico, però era bello. Grazie. Anche se... Hai detto quelle 4-5 parolacce? Sì, ma ci stanno, sì. Fortifica il concetto. Questa è una cosa, sì, io... Cioè, ti piacciono? No, mi piacciono, no, però... Appunto, quando ci stanno bene, ci stanno bene. Lì, in quel testo, ero un po' arrabbiato. Eri arrabbiato perché questa storia è andata un po' così. Quindi, ecco, vedi, sotto pancia, Bifolco. Siamo stati corretti. Grazie. E quindi, vabbè, hai detto quella parolaccia che fa rima con pazzo. Sì. Ci sta. E poi... che non te ne frega niente in dialetto napoletano, sì. Che non è proprio una vera e propria parolaccia, però ci stanno. Ti annuncio che nel prossimo pezzo c'è un'altra parolaccia, insomma. Belli, signori, che meraviglia! Ci stanno le parolacce. Allora, le parolacce, cari amici telespettatori, siamo in un orario naturalmente protetto, quindi ci saranno anche dei bambini che avranno fatto filone a scuola, che avevano il finto mal di pancia o il finto mal di testa per non fare il compito dell'interrogazione. Però chi non l'ha fatto? Chi non l'ha fatto? Chi? Marco Iantosca, chi ha perso gli anni di scuola così? E dicevo, quindi sono parolacce, le parolacce fanno parte della lingua italiana. Naturalmente ci sono quelle volgari, quelle più volgari e quelle meno volgari. Tu usi quelle meno volgari, spero, non credo che dopo il calendario gregoriano. Allora, perfetto, quindi ci stanno, non vi scandalizzate, va bene, non facciamo i finti. I finti buonissimi. Bravo, per non facciamo perbenisti. Poi uscite da casa. Signori, un attimo di pubblicità e il TG. E poi, naturalmente, ritorniamo qui a provarci ancora Tonino con il Bifolco e le sue canzoni cantautorali meravigliose, con o senza parolacce, ma con concetti bellissimi, importantissimi e soprattutto napoletani, perché Napoli, io lo dirò sempre, questa è una regione che mi ha accolto, mi ha abbracciato, io sono pugliese, si sente, vero? Che mi ha abbracciato, mi ha fatto venire qui e mi ha accolto benissimo, e io amo la cultura campana come amo quella pugliese, ma Napoli, è meraviglioso. Vi domare quanto è bello. Ci vediamo dopo. Pubblicità. Sì. Tonino, si è svegliato Tonino, è incredibile, signore. Ah, poi pubblicità. Guardo ancora le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola. Tua madre stanca, costretta a farti un po' da padre. Me la ricordo ancora tutta bianca. E ti ricordo ancora l'ingenuità e la tenerezza disarmante. Eri un omino, ma ci avevi il cuore grande. Che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora. Dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora agli animali. E se ti commuovi guardando un film.
Signore e signori, mannaggia, oggi c'ho la l'emozione. Signore e signori, Marco Jantosca, il nostro maestro, e il nostro ospite cantautore, Roberto Guardi, nonché in arte Befolco. Vieni qua, io non posso fare applausi perché ho tra le braccia questo cucciolino, ma veramente, cari amici telespettatori, oggi non so se avete notato, ma per Marco Jantosca questa mattina è Pasqua. Oggi è Pasqua e Pasquetto, è il giorno di festa, perché c'è un altro cantautore abbastanza malinconico, si è definito da solo, sì, un cantautore, non solo un cantautore normalissimo, felice, allegro, ma anche un cantautore malinconico. Quindi per Marco Jantosca, che è un vero e proprio cantautore malinconico, oggi è Pasqua. Tu fratello mio, non gli puoi dare tutta questa confidenza, che quello, vedi, non vede l'ora di spaccarci le vene. Allora, signore e signori, guardate le vene, guardate che dolcezza. Poi non so, solo la canzone triste, bella ma triste, ricordi che riaffioravano nella mia mente, ma poi questo cucciolo che ha bisogno del mio affetto perché ormai mi ama e allora si mette in questa posizione qui per dormire. Allora, signori, per me è un'emozione, ma divento anche io malinconico, sinceramente. Ma adesso torniamo invece un po' di allegria. Magari se Marco Jantosca ci fa pure un sottofondo allegro, proprio per non distruggerci completamente le vene, sempre le vene. Allora, caro il nostro Befolco, abbiamo scritto prima Bifolco, però non stava a significare Bifolco, che lui è un bifolco. Magari sì, e voleva alludere un po', diciamo, a quello. Sì, che l'idea è nata da anche quello. Da quello, sì. Però volevi congiungere un po' le due cose, cioè il nome Bifolco con il folk che tu inserisci, essere folk, sì, esatto. Inserisci nel tuo, nella tua arte, nel, sì, tuo modo di scrivere e di suonare, sì. Quindi Befolco. Allora, caro il nostro Befolco, entriamo adesso nel merito. Talent. Allora, tu pensi di partecipare ad un talent o li odi? Perché ci sono, allora, gli artisti che odiano, sì, i talent. Tu cosa ne pensi dei talent e se ti piacerebbe partecipare? Allora, ti dico che dunque, quando questo fenomeno esplose, parliamo ormai di 10 anni fa, credo. Mm. Ero. No, più di 10 anni fa. Vabbè, comunque sì, siamo lì. E pensai, insomma, di inizialmente c'era quel talent che si chiamava Operazione Trionfo. Operazione Trionfo, parliamo, è proprio, è stato il primo talent in l'antesignano dei talent. L'antesignano, sì, 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 dei talent moderni. Sì, era una cosa che anni fa non mi dispiaceva affatto. Quando ancora non. Io prima, inizialmente, prima di suonare la chitarra e. C'era Miguel Bosé. Mi ricordo, sto ricordando. No, scusi se ti ho interrotto. Operazione Trionfo. Operazione Trionfo, sì. E dicevo, io prima di prendere la chitarra mi vedevo più come cantante. Mm. E quindi probabilmente a un programma del genere forse avrei anche preso parte. All'epoca. Tanti anni fa. E sì, adesso poi, invece? Adesso, proprio qualche giorno fa, insomma, è uscito un articolo di giornale, di non ricordo quale testata, e si parlava appunto dell'inganno rappresentato dai talent. Molti dal talent, sì. Dal fatto che rappresentino per molti giovani un sogno che poi in realtà non si realizza pienamente. Assolutamente. No, infatti, molti giovani, coloro che sono riusciti a realizzare il proprio sogno grazie a un talent si possono contare sulle dita di una sola mano. Un nome su tutti è Marco Mengoni, può essere Emma Marrone o Alessandra Moroso, sì. E sono quei tre. Poi gli altri sì, compaiono ancora in TV, ma non hanno fatto quel successo che loro sognavano di avere grazie a questi talent, sì. Quindi, poi il discorso talent è un discorso che uscire dai talent significa automaticamente finire in una etichetta discografica, minor, e quindi
in certi casi essere pilotati e dover rinunciare necessariamente a quello che realmente vorresti cantare e scrivere. Sì, perché quindi poi devi attenerti a ciò che ti chiede la casa discografica, sì, quindi spesso si dilaga in generi musicali che nemmeno ti piacciono, quindi sì, sei costretto, giusto? Fare compromessi in musica, cioè spero di non doverne mai fare, ecco, nel senso spero di riuscire sempre a portare avanti le mie idee musicali e di riuscire a imporle. Io sono un caro amico, lo sai di chi? No. Cioè, sono uno, adesso non più. Lo ero da bimbo, eravamo amici di comitiva. Pier Davide Carone. Ah. Pier Davide Carone di Palagianello. Ed eravamo amici d'infanzia, di comitiva, in adolescenza. Poi litigammo per un CD della PlayStation. Litigammo perché mi aveva rubato un CD della PlayStation. Magari mi denuncia pure, è la verità. Mi rubavo un CD della PlayStation. Vabbè, insomma, non me lo voleva dare più. E litigammo. Se è Winning Eleven, ti do ragione. No, era Gran Turismo. No, che sto dicendo? No. Era il primo Dragon Ball Z. Allora c'avevo ragione. Hai ragione. No, ma io l'avevo finito 800 volte quel gioco. Però mi sembrava giusto che me lo doveva ridare indietro, no? Scusa, all'epoca si usava la PlayStation 1. E se facciamo anche dei salti. Io non l'ho mai avuta la 1. Non l'hai mai avuta? A casa mia le console sono arrivate molto tardi. La prima console è stata a 13-14 anni. Insomma. Quindi hai avuto subito la PlayStation 2? Esattamente. E cominciamo da PlayStation 1. Giustamente qualcuno mi diceva, ecco perché sei malinconico, perché non hai avuto la PlayStation 1. Marco, tu hai mai avuto la PlayStation 1? L'hai avuta? La PlayStation 1, Dragon Ball Z. Io l'ho vinto e stravinto, ma stai scherzando? Io sono cintura nera. La PlayStation 1 ce l'avevi? Ma certamente, ce l'ho ancora. Qual era il tuo gioco preferito? Allora era FIFA e sì, vabbè. Io avevo il Game Boy, però, dai. Il Game Boy, no, che è su Game Boy? Game Boy, io direttamente PlayStation 1. Va bene comunque, cari amici telespettatori, a noi piace anche andare su argomenti fatti nostri, ci piace chiacchierare. Sì, sì. Bene, allora, caro il nostro Befolloco, sei svegliato? No? Sì, fai quello che vuoi. Ce ne canti un'altra? Assolutamente sì. Naturalmente ti rifaccio, ti ripropongo le stesse domande. Quale canzone ci canti? Come si chiama? Perché l'hai scritta, quando l'hai scritta, dove l'hai scritta e chi te l'ha fatto fare a scriverla? Ok. Vai. Allora. Dunque. Io non mi posso nemmeno spostare perché altrimenti si sveglia. Allora, la canzone che vi presento si chiama Piatta Vacante. Ah, il piatto vuoto. Esatto. Un piatto vacante. Da noi si dice un piatto vacante. Da voi? Piatto vacante. Piatto vacante. È un po' meno volgare rispetto a un piatto vacante. Prego. È una canzone che, appunto, questo è un modo di dire tipicamente napoletano, ma insomma, non solo. E l'ho scritta pensando ad una ragazza, appunto, che si è... Mi ha fatto... Ste ragazze a sì, te. Sì, però è una canzone, insomma, molto ironica, una canzone... perfetto. Non malinconica, ok. È una canzone, appunto, che parla di una ragazza, in un certo senso, che mi ha fatto perdere del tempo, aveva bisogno delle mie attenzioni, non so perché, però poi... Ci hai provato e non è... Sì, non aveva poi un reale interesse per me, quindi è una canzone... Vedeva solo l'amicizia. No, in realtà c'è stato qualcosa poi... Ah, malandrello! Così c'è stato, un bacetto. No, abbiamo avuto una frequentazione per un po'. Ah, bene. E poi è finita. E poi è finita, sì. Ascoltiamola, signore e signori. Piatto vacante, che deduco sia una metafora che racchiude un po' questa situazione con questa sì, ragazza. Sì, esatto. È, appunto, è un piatto vuoto che... È come dire tutto fumo ma niente arrosto. Esatto, sì. Prego. Sì, esatto. Prego. Eppure si è tenessa, i postesse non te desse. St'amore cartona, rimma, tu che n'ha già fa. O saccia già, che tu mi vuoi imbruia.
perché chi nasce tu una quadra non può diventare. Tu sei una malacessa e la canzone è sempre la stessa, ma che stavolta non mi fai più fessa. A prima rimanette come un pesce all'essa, ma stavolta si t'acchiappa e ti menga scarpa a pries. Na 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 na. Tu scema che da vena apriessa, tu sicuro trova, pura si sinucchiova. Picciere si tenga genie, c'è la rimanata vuota, ma patramente fatta rota. Na 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 na, na 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 na, na na na. Maurizio se ne può fregare di meno. Vieni, vieni, Befolco, vieni. Adesso, allora, c'è un altro ospite, signori, un ospite esterno, una conoscenza di Provaci Ancora Tonino, che è Maurizio Venturiero, è lì seduto sul divano con questo sguardo, è vero, superiore, da superiore rispetto a noi. Ma no, guarda, è scrutatore. Ci scruta con aria come per dire voi siete deboli. È vero, Marco, è vero. Ma dai, no, no, diciamo, no, così, ci scruta, ci sta soltanto... E cosa stai pensando, Maurizio? Sono troppo basso per fare lo sguardo superiore. Ah, è troppo... è troppo basso per fare lo sguardo superiore. Meno male che c'ho il cane, se no mo andavo là. Naturalmente poi ci verrà a trovare di nuovo Maurizio Venturiero per presentarci i suoi nuovi progetti, ma... Caro Befolco, ma io pensavo ci fosse la parolaccia, invece non c'è. Ce n'è stata una. Acessa? Ma la cessa, sì. È una parolaccia brutta? No, ma era ben scandita e ben messa. Ah. No, non è una parolaccia brutta, vuol dire... Che sì, no, so cosa significa, furba, però... Figlio in drocchi, insomma. Ah, beh, figlio è... questa è una parolaccia, no? Ragazzi, insegnatemi no, anche no, queste cose. Figli in drocchio, no, non è un modo di dire simpatico. Ah, anzi, a come volte, per dire, sei un furbo. A giusto? Volte può essere anche positivo. Un complimento. Dipende da come lo dici. Assolutamente. Stufi, allora sì, è brutto. Invece è stufiglia in drocchio. È anche dalla modalità, certo. Diciamo. Bene, no, a me piace scoprire un po' l'etimologia. Dipende dal grado di, si può dire, cazzimma. No, quello si può dire, a detta di De Laurentiis, non vedo perché non dovremmo dirla noi. Allora, un attimo che sto litigando con l'auricolare. Perfetto. Allora, scusami, caro, poi ti faccio una domanda intima. Sì, assolutamente. Quasi intima. Su tre canzoni, due canzoni erano dedicate a delle ragazze che hanno fatto le malandrine con te. Sì. Ma, fratello mio, ma che succede nella vita nella tua vita sentimentale? Ma ti hanno lasciato loro? O hai lasciato anche te? Allora, una volta ho lasciato... Quella di Messina. Mi ha lasciato lei. E questa qua? Mi ha lasciato lei. E un'altra invece l'ho lasciata io. Vabbè, ma... scusa, allora ma vogliamo sentire la canzone che hai fatto a quest'altra. L'hai fatta una canzone a quest'altra? Sì, però non la presenterò oggi perché è ancora in lavorazione, sto completando... Fratello mio, almeno questa canzone che ti portava un po' alla ribalta, diciamo, per mostrare anche il tuo carattere, quello arrabbiato, perché quella ti ha lasciato e ti ha fatto la canzone, quell'altra ti ha lasciato e ti ha fatto la canzone. Una volta che lasci tu, non scrivi la canzone. Vabbè,
Non ce la puoi presentare? No, oggi no. Ho provato, diciamo, no, a renderti un po' più... Però sono fatti tuoi. Allora, caro Befolco, i tuoi progetti futuri, quali sono? Quali sono? Allora, prima di tutto, beh, come già sai, insomma... Vabbè, l'album, stai pensando di fare quest'album? Sì, no, a parte l'album, ho questo binario parallelo, insomma, anche del progetto insieme a Noemi e Simone. Sì, sì, sì. Quindi per il momento diciamo che sto tentando di percorrere entrambe le strade, però appunto anche con l'università diventa un po' difficile, sto facendo... Vabbè, sei pieno di impegni, quindi è normale, adesso devi gestire un po' la cosa. Però, caro, dai, c'è una domanda complicata. Sì. Magari Noemi De Simone ci sta anche guardando. Forse. Che salutiamo, ciao Noemi, bravissima, bellissima, simpaticissima. Allora, preferisci suonare e cantare da solo, come singolo, o suonare con Noemi De Simone? Allora, dunque, vabbè, sono due cose diverse, due progetti diversi. Solo due cose diverse, però se tu dovessi scegliere una strada da seguire, allora c'è un bivio, tu devi andare a destra per suonare con Noemi De Simone, a sinistra per intraprendere una carriera vera e propria da solista. Quale prenderesti? Allora, devio un po' la domanda, nel senso, allora, mi piace molto suonare con delle altre persone. Sì. Questo credo sia molto importante, già l'ho fatto. Prima di suonare, insomma, con Noemi, suonavo in una band napoletana che si chiama La Maschera. E condividere una passione, la propria passione, quella che ti fa veramente bruciare dentro con altre persone, penso sia una cosa straordinaria. Quindi anche io credo che, come ti dicevo, anche nel mio progetto da solista vorrei attorniarmi di altri musicisti, appunto per mettere su un progetto di band, perché suonare in band è un'altra cosa, è un altro spirito proprio nel suonare, si crea tutti insieme, quindi anche nel mio progetto da solista vorrei intraprendere la strada... Vabbè, hai deviato la domanda, dai, te la concedo. Ti concedo questa deviazione. Però ti ho risposto, dai. Mi hai risposto, assolutamente. Però non sei stato esaustivo, diciamo, come io volessi che fossi. Però è stato abile. L'idea comunque è di dedicarmi, di non rinunciare a nessuna delle due cose. Sono due progetti che hanno pari importanza. Cosa ti dà più soddisfazione? Suonare da solo o in una band? In questo caso quella di Noemi. Nessuna delle due più dell'altra. No, ti ho detto, sono due percorsi che vanno di pari passo. Di pari passo e che vanno naturalmente. Altrettanto importanti, sì. La musica è condivisione, quindi o da solo ma con altri musicisti o con Noemi nel suo progetto è sempre una cosa bella, no? Ne sai tu, io sto parlando con lui, mica suoni con lui tu. Perché non facciamo qualcosa insieme, dai? Fate qualcosa insieme. Vedi come nascono le collaborazioni. Ma qui a Prova c'è ancora Tonino, nascono sempre le collaborazioni. Allora ti facciamo conoscere questo artista che è un cantautore irpino, molto simpatico, particolare. Abbiamo un video, magari non lo facciamo vedere tutto, Aldo, un minutino io glielo mostrerei. E secondo me questo artista e questa canzone ti può piacere. Allora, AdrianoTerri.bile, si chiama proprio così, cioè non il cognome, è il nome d'arte, Adriano Terribile. Lui è un signore sulla 45, diciamo. Allora, caro Aldo, si chiama Nanzi Bar, cioè davanti il bar. Okay. Vai, Aldo. Come non parte? Naccia, ma... Mannaccia la miseria, ci stanno i problemi, c'ha sempre problemi. Gino, è colpa tua, Gino. È con la tua aurea. Come si dice? Laura. Ho detto bene. Con la tua aura negativa, vedi, fai bloccare i computer. Vabbè, adesso però, naturalmente ci dovrei cantare almeno un paio di canzoni. Uh-huh. Le chiacchiere continuano, sperando che il video funzioni, perché mi piace far conoscere alcuni artisti che sono venuti qui a Provaci Ancora Tonino ad altri artisti
anche poi soprattutto partono poi i napoletani, è una cosa meravigliosa, unire l'Irpinia, le varie culture, le varie sì, perché ricordiamo che in una sola regione ci sono varie culture, è caro Marco Jandroschi, è vero, quindi la cultura irpina con quella partenopea, beh, meraviglioso. Allora, adesso ce ne fai una tu in attesa di questo video. Vabbè. Non mi dire che è nata delusione d'amore. No. Ah, no, questa no. Che cosa? Allora, vuoi sapere sempre titolo e tutto? Voglio sapere come si chiama, dove l'hai scritta, come l'hai scritta, perché l'hai scritta e chi te l'ha fatto fare a scriverla. Allora, questo pezzo è uno, penso sia uno degli ultimi, se non l'ultimo che ho scritto, è del gennaio 2017, quindi... Ah, proprio fresco. Sì, molto fresco. E, l'ho scritto, in realtà è un pezzo positivo, cioè nel senso il testo può sembrare, cioè il tipo di musica può sembrare anche malinconico, lento, però in realtà il testo poi ha un significato invece del tutto positivo. Oh. Si chiama Almeno per stasera. E almeno per stasera, e fa riferimento insomma in un certo senso al è un invito al vivere le cose, i momenti nella loro pienezza senza pensare a cosa succederà dopo, quindi vivere ogni momento cercando di carpe diem. Sì, l'idea è quella appunto, sì, del carpe diem di Orazio appunto. Ok, vai. Almeno per stasera. Sì, vai. E mangio fumata, un pacchetto di sigarette, non te saccio, manca riesce giorno. E ti sente puntata tutta e paura toia, manco saccia roppa si affrontiamo assieme. Ma patramente mi perdi in te, capelli in te, cervello e manco saccio se ne esco fuori. Ma capa mia così mi dice, ma lieva suona, ma mi porta pace. Sto vicino come so capace e poi roba severa. Te sto vicino che mi fa piacere almeno per stasera. Almeno per stasera. E oggi camminata sulla risparata e non ti saccio mancare a giorno. E mi ricordo pure re paura mia, manco saccio si sono socchiuta. Ma patramente mi guarda varca, casa nuova, goppo mare, sotto sole ci guardammo un attorno senza pensiero. Perché a capa mia così mi dice, ma lieva suona, ma mi porta pace. E ci astrannimmo quando si addorma luce. E piano piano o riesta a sapere. Te sto vicino, si ti fa piacere, almeno per stasera. Pigliamo tutte cose come vene, almeno per stasera. Almeno per stasera. Signore e signori, ladies and gentlemen, Befolco! Bravo, complimenti, bello. Grazie. Bello, sono senza parole, cari amici telespettatori.
Bella, veramente bella. Parlava anche questa di una pseudo storia d'amore, eh? Sì, era una... immaginaria o... No, no, reale è stata... Che è inutile, non ce la fa, no. Sei molto sentimentale, eh? Per me, ti ripeto, insomma... L'amore è una cosa meravigliosa. Sì, no, a parte l'amore, scrivere delle cose che realmente vivo è importante, è anche un modo appunto per ricordarle meglio. Sì, ma tu avevi esordito prima di questa canzone dicendo no, no, non è una storia... invece è una storia d'amore, questa. Tu fai... Ma... È una dichiarazione meravigliosa d'amore. Cioè tu dici, no. Per questa sera, almeno per questa sera, stai con me, siamo insieme. Che, sì, non... sì, però più che altro era, allora, nasce dal fatto che... io e questa ragazza di cui parlo nella canzone, insomma, ci siamo conosciuti in un periodo difficile per entrambi, nel senso tutti e due avevamo paura di intraprendere una nuova cosa, eravamo scottati per motivi diversi da altre faccende, quindi... decidemmo di appunto di conoscerci, di non correre, di andare piano. E quindi era. E poi? Poi niente. E vabbè, lasciamo. A non mettere il dito nella piaga. No, non è che metti il dito nella piaga, no. Però no. È anche curioso. Vabbè, ognuno ha le sue disavventure, le sue sventure. In questo momento il nostro Befolco. Ha delle sventure d'amore, eppure io le ho avute, caro. Ci sta, tu le hai avute. Hai voglia. Però scusa. Parlavamo di patrimonio, non so se hai notato in questo brano quante misture, quante commissioni ci sono. Puoi parlare folk, come la gente parla di solito tra amici, perché è una Perfetto. Trasmissione dove ognuno parla papale. Influenze ci sono, ah, hai visto il folk? I virus ci sono, è arrivata la primavera, è normale che c'è l'influenza. C'è anche l'allergia. C'è anche l'allergia, però scherzi a parte, vedi c'è il folk, c'è questa tecnica percussiva, c'è il romanticismo napoletano, c'è tanto, veramente tanto. Ma perché bravo? Perché è e un quindi ben vengano queste storie. D'amore, anzi no, cioè no, storie. Questo ultimo pezzo. Avventure. Sì, sì. Vabbè, ma non finiranno mai le avventure, cioè, anzi, finché, cioè, nel senso, finché si... Secondo me tu lo fai apposta. Cosa? Secondo me tu lo fai apposta. Ti inizi a conoscersi con le signorine e poi fa il bifolco pur di farsi lasciare, che sennò poi deve scrivere la canzone. Come fa? Ah, hai capito? È furbo! Sei un vigliantrocchio! No, più che altro, anzi, io proprio negli ultimi tempi sto cercando di esplorare nei brani che sto scrivendo proprio in questo periodo, sto tentando di affrontare tematiche che vadano un po' al di là delle canzoni d'amore. Ho cominciato con questo, ma ora sto tentando di esplorare un po' altro. Esplorare un po' altro. Sei passato alla parrocchia? No. Ah, ok, no, beh, giusto per capire. Allora, no, vabbè, ma che pure io, che me ne frega, io pure ogni tanto... Cioè, dicevo, questo ultimo brano per me è stato importante, oltre a, appunto... credo di, come dire, lo sento musicalmente più maturo anche nel testo rispetto ai... Sì, assolutamente, rispetto all'inizio, poi, quando sei adolescente, 18 anni. Ma poi soprattutto sto cercando di unire le mie due grandi passioni, chitarra e percussioni. Vediamo, se cioè non so questa tecnica... La stoffa ce l'hai. Vabbè, non voglio, altrimenti inizi a toccarti la cera, pongo. Non voglio, però secondo me ne sentiremo parlare. Perché ha una scrittura eccezionale. Vero. È una musicalità meravigliosa. Abbiamo Nancy Barr. Ce l'abbiamo? Beh, sì. Ce l'abbiamo? Ah, signori e signori, Adriano Terribile, che salutiamo con affetto e magari lo inviteremo di nuovo qui in trasmissione, grande cantautore, adesso non ricordo bene di dov'è, Peppino Antrita, tu che ricordi, lo so che è Erpino, tu che ricordi tutto di tutti, ricordi di che località precisa? Peppino dice Monte Milette. Candida è Gennaro Curato. Vabbè, dicono Monte Miletto, quindi dovrebbe essere Monte Miletto. O Mirabella. No, non c'è Mirabella. Vai con Nancy Barr di Adriano Terribile. Vai. Nancy Barr, vieni a Nancy Barr. Nancy Barr, vieni a Nancy Barr. Nancy Barr, vieni a Nancy Barr.
salutiamo tutti i bar ai quali abbiamo dedicato pubblicità gratuita. Perché non sapevo assolutamente che c'è tutti i nomi dei bar di non so quali paesini. Salutiamo di nuovo Adriano Terribile, salutiamo anche le signorine che lui nella canzone chiama in un altro modo molto più educato e gentile, e poi salutiamo tutti coloro che durante il giorno vivono annanzi i bar. L'ho fatto pure io nel mio periodo di disoccupazione, l'ho fatto anche io con gli amici. Gino Esposito dice qualcosa, cosa? Peppino. Gino, hai sentito? Peppino, hai sentito che ha detto Gino? Bene, noi ci divertiamo anche così, cari amici telespettatori. Allora, dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, è stata una bellissima chiacchierata, ma l'ultima canzone ce la devi fare assolutamente. Va bene, mi faccio. Allora, come si chiama? Come l'hai scritta? Quando l'hai scritta? Dove l'hai scritta? E perché l'hai scritta? E soprattutto, chi te l'ha fatto fare a scriverla, prego? Allora, stavo un attimo pensando a cosa farvi sentire, perché... Allora, senti, fai un'altra canzone d'amore, di un'altra delusione d'amore, allora sei tu. Appunto... Allora sei tu, lo fai apposta. Volevo evitare proprio questa, insomma. Ah, ok. Quindi... Vabbè, faccio una cosa, taglio la testa al toro e faccio sentire una strumentale. Ecco. Una strumentale? Solo strumentale? Solo strumentale. E non cantiamo? E non cantiamo. E non cantiamo, vabbè... Cambio un attimo l'accordatura. Magari se viene a me qualche strofa, posso? La vuoi inserire? La inserisco. Si è svegliato Tonino. Signore e signori, Tonino si è svegliato. Però no, si è svegliato, quando è bello, Un bel primo piano a Tonino che sbadiglia in modo meraviglioso. Tonino. Madonna, signori, non avete idea di ciò. Non avete idea di quello che ha appena fatto. No, non ha fatto niente. No, non ha fatto né pipine né bisogni. Qualcuno qui esulta. Ma non potete capire che flautolenza ha appena emanato fuori dal suo organismo così piccolo e dolce, candido, alla tua cugina di quella cagnolina. Mamma mia, signore. Ma cosa gli hai dato da mangiare, Gerry? Mamma mia, queste crocchette non le devo prendere più. Mamma mia, è una cosa incredibile. Ti prego, canta e con le tue onde sonore, le tue note, cerca di coprire questo odore che ha coperto lo studio, prego. Allora, il brano si chiama IC742, che sta per Intercity 742. Ah, ok. Era il treno che mi portava a Messina. No, non ce la faccio. Fratello mio, sei tu che... veramente. No, però è un brano positivo. Poi l'Intercity, questo qua che dici tu, sì. Da Napoli a Messina, cioè il viaggio della speranza, cioè un viaggio interstellare, sì, non arrivava perché, mai. Sì, anche perché, vabbè, i mezzi di trasporto al calabresi, perché ho lavoro lì ogni tanto, ti posso... Ne sai qualcosa, ok. Pensate, ma questo è un problema grave che ancora colpisce e affligge il territorio calabrese. Io parlo soprattutto della Calabria, ma no, boh, non facciamo, non sono né razzista, sono del sud, quindi non sono né razzista, però le infrastrutture, i mezzi pubblici calabresi molti veramente sono pietosi. Ho fatto un viaggio dallo Ionio per arrivare sul Tirreno, ci ho messo non so quante ore, ed ero, niente poco di meno, ho chiesto al controllore e lui mi ha confermato, era un treno degli anni 50. Era un treno, ve lo giuro, su questo cagnolino così bello, era un treno degli anni 50. Vabbè, non dico più nulla, prego. No, prego. No, Comunque il brano, insomma, cerca di riprodurre un po' il rumore del treno che viaggia sul vagone, quindi era, come dire, è positivo in un certo senso, perché nato dalla voglia di rivederla più. Prego, vai, abbiamo solo 5 minuti, vai.
fai un po' di macello, vai. Vai. No, questo. Hey, vieni qua. Complimenti, grazie. Complimenti, sono dei complimenti sinceri anche Tonino. Guarda, quell'omino lì, lui è un grande intenditore di musica, di canto torato, e lui ti fa tanti complimenti, me lo dice qui nell'auricolare, da parte di tutti gli amici di 8 Channel, tutto lo staff del grande Tonino, ma anche del grande Gino, Marco Iantosca, Maurizio Venturiero e chi più ne ha più ne metta. Allora, vai con i saluti e i ringraziamenti, vai, tutto tuo, prego. Grazie prima di tutto a 8 Channel per avermi rivoluto qui, insomma, dopo... 8 Channel ricambia con affetto. E saluto Noemi, Viviana, chi fa musica con me, insomma, e tutti quelli che mi seguono e mi danno fiducia per quello che... Grande Befolco, grande Befolco. Allora, cari amici telespettatori, noi ringraziamo nuovamente, salutiamo e gli diamo appuntamento magari qui per un'altra puntata per presentarci. Hai detto che ne hai fatto 25 e voglio ancora cantare. Quindi, cari amici, ci vediamo domani ore 11, dalle 11 alle 13, per una nuovissima puntata di Provaci Ancora Torino. Domani tornerò a fare sport grazie al Caravaggio Sporting Village. Domani, dopo l'esperienza entusiasmante, a dir poco rovinosa per il sottoscritto, che ha scoperto di pesare 91 kg con 28 kg di grasso. 28 kg di grasso, dove il 28% del mio organismo è composto da grasso, liquidi a non finire. In poche parole, facendo un riassunto, sono una chiave, come si dice in napoletano? Una chiave, come si dice? È una cosa brutta, no? No, è una cosa, faccio schifo in poche parole. L'età biologica è all'incirca di 41 anni, non esageriamo, no, 45, 41. È un attrezzo, si chiama Bia. Tu ti metti sopra a piedi scalzi e questo aggeggio diabolico ti fa un po' il check-up, ti dice un po' come stai messo. Allora esce lo scontrino e ti dice quanto pesi, la percentuale di massa grassa, la percentuale di massa muscolare, eccetera, e anche l'età biologica, cioè il tuo organismo. Tu hai 25 anni, però il tuo organismo quanti anni ha? Io ho 26 anni e il mio organismo ha 41 anni, cioè mi rimangono 20 anni di vita in poco parole. Quindi godiamoci, carpe diem, se continuo così. Ma da domani, grazie a Caravaggio Sporting Village, grazie a Luca D'Alterio personal trainer, risolleverò il mio stato, la mia vita, la mia, se non voglio domani in diretta, secondo me, signore e signori, da domani inizierò proprio a fare gli esercizi. Quindi naturalmente alle 14 c'è l'appuntamento, adesso dopo Provaci Ancora Tonino, alle 14 appuntamento con TG regionale, con notizie da tutta la campagna, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino e che dire. Salutiamo Marco Iantosca, ci vediamo domani, ciao a tutti, evviva il mondo, evviva Befolco, evviva Provaci Ancora Tonino, evviva Tonino, ciao! Facciamo la chiusura con Tonino, mentre muovo verso su. Vai, chiusura con Tonino, pronti? Onda stanca, guarda avanti. Mentre muovo, aspetta, ehi, guarda avanti.
guarda avanti. Non dal stanca che mi tira su.